mie spoglie riposeranno a San Benedetto Pulirone, scrigno dei miei ricordi d'infanzia più cara. Battaglie sostenni per Dio, ed ora, vincitrice, sto inerme. La mia fama perduri finché il mondo sarà. Il complesso polironiano di San Benedetto Po ospitava la salma di Matilde Nicanossa, traslata in Vaticano nel XVII secolo. A partire dal 400, una fervente comunità religiosa ricostruì buona parte degli edifici preesistenti, la basilica abbaziale, in seguito ridisegnata da Giulio Romano, ed il monastero. Il Polirone è strutturato come aggregazione di spazi quadrangolari, tra cui il chiostro di San Benedetto, il chiostro di San Simeone e quello dei Secolari, del quale tratteremo in seguito. Il complesso monastico fu oggetto di ristrutturazione tra il 2006 e il 2012, ma il sisma del maggio del 2012 danneggiò notevolmente le strutture e l'apparato decorativo, rendendo necessari ulteriori interventi di consolidamento e ripristino. Gli sforzi del design team nell'intraprendere la strada della progettazione con metodologia BIM hanno portato a ottimi risultati. Rilevando l'edificio con la tecnica del laser scanner, si ottiene una nuvola di punti, necessaria per modellare le superfici di volumi che compongono il fabbricato. Integrando le geometrie con i risultati delle indagini in loco ed in laboratorio, è stata creata una solida base per la progettazione architettonica. Il modello dello stato di fatto ha colto le prime scelte progettuali, basate sulle richieste della committenza, e ha dato vita al modello di progetto architettonico, nel quale sono stati indicati gli interventi, le finiture ed i materiali che vestiranno l'edificio ristrutturato. Le mappature di degrado delle superfici e di relativi interventi proposti, integrate nel modello e consultabili a piacimento, hanno permesso di ristrutturare le facciate e le decorazioni preesistenti. Inoltre, il modello è stato dotato di un quadro fessurativo tridimensionale che risponde alla realtà dei fatti e ricalca la posizione esatta delle fratture presenti sui paramenti murari e sugli interventi voltati dal chiostro. Questa operazione ha permesso al progettista di classificare e misurare automaticamente la lunghezza delle lesioni e stabilire se intervenire con interventi di iniezioni, rinzeppature o semplici stuccature. Il modello architettonico risultante contiene quindi tutte le informazioni relative al restauro e offre un primo supporto per lo sviluppo di un modello impiantistico che tenga conto di ciò che è sottoposto a tutela e non può essere danneggiato. Nel modello MEP è contenuto il progetto vero e proprio degli impianti meccanici, elettrici e speciali, dove sono riportate tutte le informazioni tecniche delle componenti che costituiscono l'opera. In questo caso, ad esempio, è stato riportato l'impianto di spegnimento a gas per gli archivi del museo. I quadri elettrici della centrale di comando dei vigili del fuoco per la gestione delle emergenze o le tubazioni dell'impianto idrico-sanitario. Nella progettazione ordinaria, le intersezioni tra impianti e architettura sfociano spesso e volentieri in problematiche di cantiere. La modellazione in tre dimensioni e la fase di clash detection hanno permesso di individuare e risolvere le criticità tra le due discipline, addirittura durante la fase di progettazione. Con i software di modellazione è possibile ricavare istantaneamente gli elaborati di confronto tra progetto e rilievo. Questi elaborati contengono le informazioni, grafiche e non, relative alle demolizioni e alle costruzioni che le imprese dovranno eseguire. Oltre al modello architettonico ed impiantistico, è stato redatto un terzo modello, contenente tutte le informazioni strutturali ed utile ad effettuare le complesse analisi globali che simulano la risposta dell'edificio nel caso di evento sismico. I risultati ottenuti sono il punto di partenza per la valutazione degli interventi strutturali, atti a migliorare sismicamente il fabbricato. Alcuni esempi possono essere cappe in calcestruzzo armato, incatenamenti metallici, diaframmi di piano, corduli lignei, ancoraggi ed i rinforzi delle capriate, comprese le roditure lignee della copertura. Tutti gli interventi saranno sempre e comunque adeguatamente riportati, con la massima cura nel modello di progetto.
Nonostante ciò, non sempre le informazioni di partenza per la progettazione si rivelano corrette, o semplicemente sopravvengono nuove esigenze o particolari richieste da parte della committenza. Negli appalti pubblici si verifica spesso la necessità di effettuare delle perizie di variante. In questo caso, è stato possibile gestire il processo aggiornando i modelli e rappresentando le modifiche in maniera semplice ed immediata. Il modello finale si configura quindi come un database, nel quale è inserita e tracciabile tutta la contabilità di cantiere, insieme alle tempistiche reali per l'esecuzione dei lavori. Il tutto inoltre è facilmente verificabile da parte della direzione dei lavori, che contribuisce a controllare le lavorazioni ed a riprogrammare agilmente le tempistiche, nel caso sopravvengano problematiche o criticità. L'intero processo BIM ha consentito di coniugare le discipline edilizie, per dare alla luce ottimi risultati in termini di ottimizzazione dei tempi e di prestazioni professionali. Grazie agli sforzi congiunti di committenza, professionisti, consulenti ed imprese, la progettazione digitale è pronta per mettersi al servizio della conservazione e della valorizzazione del nostro patrimonio artistico e culturale.